Liberi.tv, spazio certi diritti. Io sono Riccardo Cristiano e oggi per appunto la puntata odierna parleremo di sport e omosessualità con Federico Germinara, che ti saluto Federico. Ciao Riccardo. Federico è presidente del centro di iniziativa locale Certi diritti per la Calabria e nonché componente del consiglio del direttivo Women Studies dell'Università della Calabria. Federico, io inizierei con il parlare con te proprio di questo titolo che riguarda lo sport e l'omosessualità, anche perché tu da anni ti interessi, ti batti per i diritti civili e sei impegnato proprio con la comunità LGBT calabrese e non solo. Io mi sono interrogato su questo binomio sport e omosessualità. Visto che se ne parla sempre di più, ci sono sempre coming out che sono all'ordine del giorno. Tu cosa ci racconti un po' di sport e omosessualità? Allora, per quanto riguarda questa tematica, rientra ovviamente in una tematica relativamente nuova, se ne parla non da moltissimi anni, anche perché si è sempre partito da un assunto che l'omosessualità non attraversasse lo sport, in particolare l'omosessualità risulterebbe, a detta di alcuni, estranea, in particolar modo al mondo del calcio. Ovviamente questo è un equivoco che nasce da quella che è la rappresentazione dell'omosessualità all'interno della nostra società, o meglio ancora, quelle che sono le aspettative rispetto a come gli omosessuali vengono immaginati dalla società medesima. Mi spiego meglio. Un gay viene visto come una persona effeminata, debole, sensibile, creativa al massimo, nella migliore delle ipotesi, per cui dal momento che per praticare uno sport è richiesta una prestanza fisica, vigore, forza, tutte caratteristiche che vengono generalmente attribuite agli eterosessuali maschi, è evidente che questo equivoco faceva escludere la possibilità che un omosessuale potesse praticare lo sport. Noi sono anni che sottolineiamo come l'orientamento sessuale, e in particolare quello omosessuale, non rappresenta altro che l'interesse e l'attrazione, nonché l'amore nel caso delle relazioni stabili, verso una persona dello stesso sesso. Al di là di questo differenziale, non esiste alcun carattere ascritto, quindi legato a componenti caratteriali piuttosto che fisiche, che possa rappresentare un distinguo netto tra una persona omosessuale e una persona eterosessuale. Ovviamente questo da che cosa deriva? Dal fatto che proprio nel mondo dello sport, in particolare del calcio, c'è in questi ambiti si sviluppa più facilmente quella mentalità maschilista, proprio perché c'è un'interazione tra soli uomini, per cui rappresenta proprio un humus favorevole per diffondere quella logica maschilista e eterosessista che tende ad escludere tutto ciò che non viene identificato come appartenente a quella categoria. Quindi, dal momento che la rappresentazione degli omosessuali è sempre, gli omosessuali vengono sempre rappresentati in maniera frivola, è evidente che questo crea esclusione. D'altra parte, c'è una difficoltà oggettiva anche degli stessi omosessuali che giocano a calcio, a basket, a volley, a rugby, quindi che praticano sport in genere. Perché? Perché dovendo comunque condividere gran parte della loro giornata con i compagni di squadra, è evidente che si crea una sorta di moltiplicatore in termini di omofobia potenziale, perché questi atleti si vedono proprio gli occhi puntati, si sentono come sotto un riflettore. Quindi, Sì.
per utilizzare un termine caro a Foucault, che è stato uno dei primi a studiare la sessualità in generale, questi luoghi, questi spazi ove c'è una marcata presenza degli uomini e quindi rappresentano spazi dove l'humus della mascolinità trova solide e semplici radici, vanno sotto la denominazione di istituzioni panottiche. Il panopticon deriva dal greco, in realtà significa una visione globale, un occhio globale, e si riferisce in particolare ad una struttura carceraria dove all'interno c'è la guardiola, dove le guardie controllano i detenuti, e tutto intorno sono distribuite le celle. Questa particolare struttura cosa determina? Il fatto che il detenuto non sa mai se in quel momento è o non è osservato, e quindi in questa posizione di dubbio cosa succede? Che si crea una tale soggezione che determinati comportamenti vengono inibiti. Lo stesso si traduce negli ambiti sportivi, perché questa presenza di quelle che addirittura sembrano delle vere e proprie corporazioni delle camerate maschili impedisce alla persona omosessuale di manifestare in maniera libera il proprio orientamento, anche perché talvolta si crea un equivoco negli uomini, che è quello di pensare che possano essere indiscriminatamente e indistintamente oggetto di interesse e di attrazione fisica da parte degli omosessuali. Io ovviamente rassicuro i giocatori, perché dalla mia esperienza, io ho quasi 40 anni, potrei iniziare a scrivere il mio libro sui miei primi 40 anni, ti garantisco che almeno per quanto riguarda gli sport che io ho frequentato ovviamente da spettatore, e le relazioni che mi sono che ho avuto proprio in questo ambito, spesso e volentieri le persone palestrate vanno alla ricerca non di persone che hanno caratteristiche affini, ma paradossalmente vanno alla ricerca di persone con caratteristiche fisiche diverse, quindi di quelli che in gergo vengono definiti orsi. Quindi con questo voglio assicurare i compagni di squadra eterosessuali che possono stare tranquilli, che potenzialmente potrebbero non essere oggetto di avanzo da parte degli dei compagni. Bene, Federico. Senti, va bene, dopo questa, diciamo, questa precisazione personale della tua esperienza proprio diretta del mondo dello sport, io ti volevo chiedere un'altra cosa molto importante, visto che proprio oggi sono iniziate le Olimpiadi di Sochi in Russia, dove sappiamo bene che a causa proprio delle limitazioni della libertà delle persone LGBT in testa da parte del presidente Vladimir Putin, in Russia abbiamo casi, oltre che di omofobia, di vere e proprie aggressioni nei confronti delle persone omosessuali e transgender. Vogliamo parlare un po' di questo, di questa esclusione del panorama, diciamo, del panorama pubblico delle persone omosessuali in Russia, e anche un po' delle adesioni di alcuni personaggi politici alle proteste che si sono avute, come per esempio il presidente Obama, la presidente Angela Merkel, che invece hanno deciso di non andare a rappresentare i propri stati a queste Olimpiadi. Allora, la polemica su Sochi è una polemica che è legittima, poiché in Russia attualmente vige nell'ordinamento giuridico di questo paese delle norme che sono delle norme anti-gay, e precisamente sono delle norme addirittura che vietano la propaganda gay. Ovviamente il problema non è un problema semplicemente di divieto, perché se le leggi si limitassero a vietare la propaganda, nonostante
io non condivido un atteggiamento ovviamente di divieto, questo rappresenterebbe una scelta politica, ripeto, non condivisibile, ma la cosa più grave, oltre a questa libertà violata, a questo diritto violato, cosa sta succedendo in Russia in conseguenza di queste leggi? Che proprio gruppi di persone omofobe si sentano legittimati proprio in virtù di queste norme a compiere dei veri e propri massacri, delle vere e proprie persecuzioni verso le persone omosessuali e transgender, e addirittura al fine di ridicolizzare l'orientamento di queste persone le costringono ad umiliazioni in pubblico che poi vengono riprese con webcam, telefonini e messi in rete proprio per ulteriormente mortificare la dignità di queste persone. Quindi abbiamo un effetto di omofobia proprio moltiplicata all'ennesima potenza, che ovviamente da parte di paesi che io definisco civili, perché un paese è civile se e nella misura in cui rispetta la dignità dei cittadini, è evidente che i rappresentanti di questi paesi non possono accettare queste leggi, che sono delle leggi che limitano la libertà personale. E come dicevi giustamente tu, sia Obama sia Angela Merkel hanno deciso proprio di non prendere parte direttamente alle Olimpiadi di Sochi e hanno inviato in loro rappresentanza proprio dei delegati di ultimo rango, proprio a volere diciamo in qualche modo sminuire l'importanza dell'Olimpiade in funzione del fatto che si sono verificate queste situazioni che non sono assolutamente in linea con i principi e i valori che sono presenti in questi paesi. Addirittura leggevo proprio oggi che gli atleti tedeschi hanno sfilato al Cremlino proprio con la divisa arcobaleno, a voler ulteriormente dare una prova di sostegno e di vicinanza agli omosessuali che vengono discriminati. Anche il primo ministro norvegese, l'attuale ministro della salute, è stato individuato dal suo governo come portavoce ufficiale delle Olimpiadi ed è andato alle Olimpiadi accompagnato dal proprio compagno, proprio per dare dei messaggi forti di presa di posizione rispetto a quella che è la situazione russa, che dà la dimostrazione di come l'omofobia non conosca in alcun modo colorazioni partitiche. Questa è proprio l'esatta... Noi siamo stati tradizionalmente abituati a pensare all'omofobia associandola solo ed esclusivamente ai campi di concentramento nazisti. E la situazione degli omosessuali nella Russia di Stalin non era così diversa da quella dei campi di concentramento, perché anche lì gli omosessuali venivano puniti con la carcerazione. E questa situazione dimostra esattamente come in un paese dove gli omosessuali dovrebbero di norma essere considerati delle persone libere proprio in virtù di quei principi che dovrebbero essere di tolleranza, di accettazione di una determinata corrente, diciamo, politica, questa è l'esatta dimostrazione che anche in questi ambiti non serve alcuna, non c'è nessuna colorazione partitica che tutela le persone omosessuali, se non paesi nei quali c'è stato un lavoro dietro da parte delle organizzazioni LGBT, da parte proprio dei politici, una sensibilità da parte della comunità. E in tutto questo ci chiediamo, qual è stato in fondo l'atteggiamento dell'Italia rispetto alle Olimpiadi di Sochi? Sì. Letta
ha reputato di dover partecipare alle Olimpiadi. Questo è stato un gesto veramente, a mio avviso, grave. Perché? Perché ricalca quella che è una posizione dell'Italia rispetto all'omosessualità. È vero che in Italia non esistono delle leggi che puniscono gli omosessuali, però ad oggi non esistono in Italia leggi che tutelano gli omosessuali, e i casi di bullismo omofobico, i casi di gli omicidi sono la testimonianza di come in una società che non difende gli omosessuali diciamo, gli omosessuali diventano delle prede facilmente vulnerabili. Ovviamente l'aspetto legislativo è solo uno delle modalità di tutela degli omosessuali, perché io sono anni che lo dico e lo ripeto: non è sufficiente avere delle leggi, sicuramente quelle aiutano, ma è necessario intervenire soprattutto sulla cultura diffusa. Chiaramente. Perché se tu hai un sistema legislativo e comunque quella società continua a propinare dei valori che sono dei valori che considerano l'omosessualità in un'accezione negativa, e quindi anche nel processo di socializzazione dei bambini, dei ragazzi in età adolescenziale, tu declini l'omosessualità in questa accezione, è evidente che queste persone si sentono legittimate e autorizzate a compiere atti omofobici. Quindi la vera sfida è quella di intervenire innanzitutto nei luoghi tipici di produzione della cultura, ovvero le scuole, iniziando a parlare di diritti civili e diritti umani sin dalle scuole elementari. Sarebbe importantissimo riuscire a ripristinare l'ora di educazione civica, che ormai tende a sparire e viene utilizzata come un'ora supplementare di ricreazione, ove esiste. Ma soprattutto è necessario intervenire con mezzi culturali di ampio raggio, che sono il cinema, il teatro, la letteratura in genere, i libri. Quindi è necessario promuovere anche una letteratura, una cultura cinematografica che tratti queste tematiche. Un esempio che mi viene in mente è proprio quello dei film di Özpetek, che danno un contributo notevole e decostruiscono quell'immagine tipica dell'omosessualità. Riescono a dare un film che piace tantissimo, è Le fate ignoranti, perché in quel film viene proprio raccontato, narrato un vissuto nel quale io e credo anche altri omosessuali si identificano. Non dà un'immagine positiva dell'omosessualità, non dà un'immagine negativa dell'omosessualità, dà un'immagine di verità. Allora, far capire che una persona omosessuale non differisce dagli eterosessuali se non per l'orientamento è la grande sfida, è il grande salto di qualità che anche attraverso lo sport si può realizzare, perché molti atleti che hanno fatto coming out, intervistati dopo il loro coming out, hanno dichiarato di aver ricevuto dei danni dal loro essersi dichiarati, danni in termini di immagine, danni in termini proprio di contratti. Un caso di questo è quello di Martina Navratilova, la tennista, che dichiara di aver perso ben 12 milioni di dollari di contratti pubblicitari dopo il proprio coming out. Però questo non deve scoraggiare le persone omosessuali, perché per fortuna, in contropartita di tutto questo, esistono ad oggi proprio delle squadre di calcio, di volley, di basket, che sono composte esclusivamente da atleti omosessuali. Questo proprio per far capire che alla fine
un omosessuale è in grado di tirare un calcio ad un pallone alla stregua di un eterosessuale, perché non è la persona omosessuale una persona sensibile, debole, come si continua a ripetere. Facciamo degli esempi: abbiamo i Pochos a Napoli, che da pochi giorni hanno festeggiato un anno dalla loro fondazione, abbiamo il Boga Volley a Bologna, abbiamo altre realtà a Roma, a Catania. Quindi vedi, c'è stato questo, proprio questa volontà di portare lo sport a volte anche a dei livelli agonistici importanti, perché questo è la strada e lo strumento per avvicinare proprio gli eterosessuali verso quel concetto di normalità virgolettata, perché la normalità sarebbe difficile da definire e da capire, perché è sempre un concetto relativo. Tuttavia questo serve ad avvicinare, a far comprendere che in realtà queste differenze sono delle differenze legate solo ed esclusivamente alla sfera affettiva e sessuale degli individui. E questo non compromette nulla, quindi finiamola col pensare che gli omosessuali non possono praticare lavori pesanti, fare sport pesanti, oppure in maniera positiva che possono essere solo dei bravi parrucchieri, dei bravi estetisti, e quanto di più creativo possa esistere. Federico, senti, sei stato praticamente esplicativo al massimo, hai spiegato in pochi minuti non soltanto il panorama sportivo concernente l'omosessualità, ma quanto alle discriminazioni che avvengono spesso in tematiche sociali, sui media, sui giornali. Io a questo punto faccio un piccolissimo passo indietro, perché tu hai tirato in ballo anche il tema del teatro, e qualche giorno fa, sempre in Russia, visto che oggi è questa giornata, è una giornata particolare, una ballerina ha danzato a meno 20 gradi sotto zero sulle note di Tchaikovsky, tra l'altro personaggio gay molto noto, ma soprattutto ha danzato in catene, cioè ovvero ammanettata con le braccia ammanettate, e in segno di protesta contro appunto la negazione dei diritti. Adesso, siccome tu nella tua carriera, oltre che dei diritti civili, io sei occupato anche di teatro e impresa diretta, diciamo, perché lo hai proprio praticato, pensi che una delle molle che possano smuovere un po' il panorama dei diritti, almeno quelli civili, possa essere proprio quella cultura, visto che ne hai tirato adesso in ballo anche la questione del cinema, la cultura teatrale, la cultura letteraria, che da sempre diciamo, occupa il panorama internazionale? Il teatro aiuta in una duplice dimensione, perché da un lato diventa veicolo di messaggi, perché il teatro è il linguaggio, certo. L'arte, la danza è il linguaggio, non esiste solo il linguaggio verbale. Io ho fatto teatro e ho fatto una forma di teatro che era il teatro dell'espressione corporea, quindi la sfida era quella di raccontare col proprio corpo, come avviene nella danza, appunto. Quindi ogni movimento, ogni gesto non è casuale, ma è frutto sempre di uno studio, e dietro un gesto, dietro un'espressione del viso, del volto, dietro ogni singolo movimento c'è una narrazione che a volte riesce a lanciare dei messaggi e delle informazioni con una dirompenza più forte del linguaggio verbale. Quindi questa immagine di questa ballerina che balla ammanettata, che manifesta ammanettata, è proprio una dimostrazione di come questa immagine resterà impressa nella nostra mente e ci ricorderà sempre l'importanza della libertà proprio in Russia. Dall'altra parte, il teatro aiuta anche le persone omosessuali a trovare una propria dimensione, perché il teatro è terapeutico. Io ricordo
quanto è stato importante per me fare teatro anche rispetto al rapporto col mio corpo, con la mia fisicità. Io sono orso, sono una persona in carne e ovviamente rispetto ad un modello di bellezza che ha sempre proposto la cultura e il culto del corpo esasperato, io per un periodo della mia vita ho pensato di vivere in un corpo sbagliato, quasi la stregua di una persona transgender. Poi ti rendi conto invece che non è importante quello che tu, quelle che sono le aspettative della società rispetto alla fisicità, ma quello che tu col tuo corpo sei in grado di trasmettere e di fare. Quindi il teatro ha questa duplice valenza, comunicativa e terapeutica insieme, come tutte le forme di arte espressive, per cui anche questo è una strada, è uno strumento che consente di fare delle rivoluzioni che non sono rivoluzioni che, come dice il mio amico Marco, si traducono in sventolì di bandiere che sollevano dei polveroni che poi non hanno un seguito, ma sono delle rivoluzioni, quelli che attraversano il cambiamento culturale, il cambiamento sociale attraverso il cambiamento culturale, che hanno una natura sedimentale, perché tu aggiungi dei tasselli giorno per giorno e costruisci delle barriere non all'omosessualità ma all'omofobia. Quindi fai capire che se si diffonde questo messaggio positivo, perché sai che leggevo che a qualcuno dà proprio fastidio il termine gay, perché viene associato ad un'immagine di allegria, di gaiezza delle persone omosessuali. Sì. E agli omofobi questo dà fastidio, perché sapere che siamo delle persone che riusciamo a vivere delle vite felici con i disagi legati alle disavventure della vita, che sono proprie dell'essere umano a prescindere dall'orientamento, dà fastidio. Infatti io continuerò a definirmi gay, perché voglio dare questa immagine positiva e gioiosa che deve essere una speranza anche per quelle persone che hanno difficoltà ad accettare il proprio orientamento, perché purtroppo, vedi, un altro aspetto, anche gli sportivi omosessuali, sai che difficoltà di accettazione di sé che hanno? Se tu pensi che sono circondati, proprio schermati da questa cortina di eterosessualità omofoba dirompente. Quindi proprio l'augurio e l'invito è quello di riuscire ad abbattere queste barriere, prima personali e poi sociali, perché la vita è una, e purtroppo se la sprechiamo o la viviamo in una logica di sopravvivenza anziché di esistenza a 360 gradi, la vita non ce la restituisce nessuno. Federico, sei stato preciso, però il tempo a nostra disposizione purtroppo è veramente terminato, perché vedi, è piacevole ascoltarti, perché tu dai delle visioni non soltanto della tua cultura, perché leggi, ti informi, studi, ma proprio della tua vita personale, cioè del tuo quotidiano, ed è il quotidiano che poi alla fine fa la differenza, e speriamo veramente, con questo messaggio che hai lanciato alla fine, che magari qualcuno ascoltandoti possa fare un coming out, chi lo sa, proprio nel mondo dello sport, magari anche dello sport locale calabrese, e decide, non lo so, di dichiararsi, perché ci sono tanti ragazzi. Non posso fare nomi né sul locale. No, non ne possiamo fare, guarda, magari faremo una puntata di scoop un giorno di questi, inviteremo. Non ha senso dare i nomi, ma è importante dare il messaggio. Io un'ultimissima cosa volevo dire velocemente. Esiste anche una letteratura molto importante che affronta il tema omosessualità e sport. Volevo ricordare tre autori. Luigi Cafino, che ha scritto Il Pallonaro, dove viene raccontata la storia ovviamente di un calciatore omosessuale. Abbiamo poi Marcello Nicodemo, col libro Di lì a poco sarebbe piovuto, che racconta la storia di un giocatore di basket omosessuale, quindi a me è piaciuto particolarmente. E poi, in ultimo, ma non per importanza, anche perché è un libro
datato ma tradotto solo da pochi anni in Italia, abbiamo una grande scrittrice statunitense, Patricia Neal Warren, che ha scritto una trilogia, La corsa di Billy, La sfida di Harlan, e ancora purtroppo non tradotto ancora in lingua italiana, Billy Boys, che è l'ultimo di questa trilogia. Racconta in breve la storia delle difficoltà di alcuni atleti statunitensi durante le Olimpiadi. È ambientato nel 1974, alla mia età. Quindi questi sono diciamo degli spunti di lettura per chi volesse approfondire queste tematiche in un modo molto leggero, perché si tratta di romanzi e non saggi, ma proprio questi vissuti secondo me sono molto significativi, perché ripropongono degli spezzati di vita nei quali gli atleti stessi possono identificarsi. Perfetto, io ringrazio te Federico Cerminara, ripetiamo che sei presidente del Centro di Iniziativa Locale Certi Diritti per la Calabria, nonché componente del consiglio direttivo del Centro Women Studies dell'Università della Calabria. Federico, io ti ringrazio nuovamente per il tuo tempo e per i tuoi saggi consigli, anche letterari. Speriamo di rivederti presto, ti auguriamo buona serata da Liberi TV e a questo punto io dopo i tuoi saluti cedo la linea alla regia a Donato Valpicella per il proseguimento delle trasmissioni. Io ringrazio te per l'opportunità che mi hai dato di trattare un tema a me così caro, che è sport e omosessualità. Saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, e sono a vostra disposizione per affrontare altri temi. Per esempio potremmo pensare ad omosessualità e religione, che è un tema sul quale stiamo lavorando insieme. Come no? Io sono il tuo umile servitore per portare avanti questo lavoro. Volentieri, volentieri. Allora Federico, grazie ancora, buona serata a tutti e buon proseguimento delle trasmissioni.